Allora ragazzi, oggi la vigilia del Capodanno cinese, sto andando dai parenti di Giovanni, della sua moglie. Per tradizione bisogna indossare qualcosa di rosso, quindi io sto indossando questa magliettina rossa, ho anche un paio di calze rosse. Per non arrivare a mani vuote porterò questa bottiglia di grappa cinese, la Maraverna, e in più faccio un regalino ai bambini, faccio le buste con i soldi, che è tradizione. Quindi ecco le buste, ok, ne prendo una, si apre, qua dentro si mettono i soldi, ve ne faccio vedere come si fa una, vabbè, facilissimo, prendi i soldi, abbiamo un bel centello, in più. Io inserisco due Kinder, così fanno piacere secondo me. Ok, e chiudiamo. Un attimo, ok, qua si apre. Ok, una bella busta rossa e ora andiamo. Così sembra una cosa tutta. No, strano, uno ci mette non identificabile. Enjoy, don't worry. Grazie, Dani. Sì, 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 sì. Questo è il tavolo dopo la distruzione. Ovviamente non poteva mancare la Verna che stiamo bevendo in un bicchiere di carta, purtroppo. Ma la Verna c'è, ce l'abbiamo. Galla. Nel mentre è iniziato lo show di Capodanno, questi qua sono due famosi commedianti cinesi, tipo Ficarra e Picone. Ok, probabilmente è iniziato il momento di fare ravioli. Vediamo. Allora, qua abbiamo l'impasto per i ravioli. Invece qua abbiamo il ripieno. Già c'è giù Roma. Giò zai e giù Roma. Giò zai e giù Roma. Giò zai e Ah, io sia. Ok, quindi c'è giù Roma, sia ren e giò zai. San xian. Quindi abbiamo giò zai. Il lì. Giò zai, zemma shou i da lì. Ok, quindi abbiamo giò zai che non so più come si dice in italiano. Poi abbiamo carne di maiale e queste cose qua bianche. Sono gamberetti. La cosa incredibile è che abbiamo iniziato a mangiare verso le 5, le 6. E adesso. Giovanni, che ore sono? Sono le 9 e siamo già ubriachi. E dobbiamo arrivare alle 12. Cioè, la cosa bella è che abbiamo un cane che si chiama Roma.
E abbiamo un gatto che si chiama? Milano. Milano, vieni qua. Vieni qua. Un attimo. Winnie the Pooh. È iniziato il momento dei ravioli. Queste qui sono le mani della Gunia. Guarda che brava, che abilità. Qui vediamo pure il cugino. Sì. Wow, e ora io farò un raviolo. Allora prendiamo un po' di. Cioè, fai duro. Già, prima. Quindi, poi mettiamo in mano. Per prima cosa si chiude al centro. Ok, e già è qui. Poi questa parte si mette qua. Prima. Così. Così. Ok. Ok, gola. 对对对，这真行，煮都行。我就肚。那我这一家老小几个吃饭呢？嗯。我就不赔钱，我不赔钱，我不挣钱，我就可以赔一万多吗？行。对不？哎。我是老外。 niente, sono zero a fare i ravioli. Raccontaci, perché non fai i ravioli? Lei è mai andata a Troina? Lei è mai andata a fare in culo? Per farvi capire la situazione, e mentre qua c'è il personaggio più pericoloso della Cina, ovvero Winnie the Pooh, casualmente in una casa cinese, quindi per farvi capire che è tutto qua, i ravioli buonissimi, è tutto relativo, è tutto anche qua c'è Winnie the Pooh, incredibile, aiuto, guarda. Ora sono riuscito a fare questo raviolo che è quasi chiuso bene. Allora ho capito una cosa, si mette questo qua al centro. Go goma, sarà lì dentro. Ok. Poi il pollice qua si estende e si chiude qui al centro. Ok. Guarda, tutti hanno la mascherina. Tutti hanno la mascherina. Allora, finalmente sono arrivati i ravioli. Uno spettacolo incredibile. Fantastici. Quindi io prendo la salsa di soia. Ok. La verso qua. Ok. Non c'è, Giovanni, abbiamo un po' di aglio sgretolato. Ora dell'aglio sgretolato. Suani, io me lo. Suani. Io ma. Io suani. Perfetto, top. Ti spiego, per mangiare i ravioli bisogna mettere in una vaschettina o salsa di soia e aglio. Sgretolato, oppure possiamo mettere lui dei balloni. A te ho muso ti ho fatto scattare, non ci chiedi. Oppure ecco qua abbiamo il suanì. Ok. Oppure possiamo mettere aceto e salsa piccante. Allora, un raviolo come si mangia? In questa maniera.
si mette dentro la salsa di soia, dell'aglio, poi si vomita sui gamberetti. L'ho fatto! Ti ho visto! Ho fatto vedere male! Non si sa che cosa. Eravamo così addormentati che ci siamo pure scordati di fare gli auguri per il Capodanno. Si niente quello. Si niente quello. Tieni. Busia. Vieni. Vieni. Vieni, a voi. Mi rendo lì, ma io non lì. Dai. I, alza. In italiano, sui da lì, dai. Che cioccolato è, Marce? Kinder. E questo Capodanno cinese, il mio primo Capodanno cinese, finisce così, uscendo i soldi senza ricevere. Aspetta, no, a parte gli scherzi, ho ricevuto una cena fantastica. Qua invece la Cina sta promuovendo le Olimpiadi invernali, che sarà un grandissimo evento senza il Covid. A differenza del resto del mondo, per esempio le Olimpiadi in Giappone, che saranno senza pubblico, senza niente. O il campionato di calcio europeo, ancora peggio. Signori, questi qua, potete pensare a quello che volete, hanno vinto. Ah, pure i gadget, guarda là. Allora, qui abbiamo Albano cinese che anche lui sconfiggerà i dinosauri con un come ha fatto l'uomo in Italia. Ecco Albano e Romina Power cinesi. Che è questo? Pistolino d'angelo. Ma guarda dietro. Non lo sai, ma c'ha 79 anni. Come 79 anni, Giovanni? Davvero. Questo quanti anni ha? Questo invece non ha 42. No, questo qui era 15, un po'. No, Mozart. Più grande della... No, la mamma. Lo sai quella donna, quella che c'ha gli occhiali, c'ha 62 anni, no, 64. È finito. Anni. 602 anni. È 64 finito. 64 anni. Niente ragazzi, questo video lo faccio finire un po' dopo, la mezzanotte, perché comunque ci siete il Capodanno cinese. Spero vi sia piaciuto, quindi vi auguro nuovamente una buona notte. E niente, mettete mi piace, condividete il video e grazie per avermi seguito anche questa volta. Zai zian. Allora ragazzi, sta cantando in napoletano. Nel programma più importante dell'anno in Cina c'è Bocelli
che è stato un negazionista del coronavirus. È una cosa sconvolgente, è l'ossimoro di un mondo intero. E nel mentre vediamo queste immagini significative dei cinesi che hanno combattuto la pandemia. Meravigliosa la Gina, meravigliosa. Un parere, Giova. Mi astengo.